Riprendiamo, ritorniamo in onda in questo numero speciale dedicato all'edizione, alla nuova edizione da poco conclusa di Alta Moda Italiana con Silvia Venturini Fendi, presidente di Alta Roma. A Roma, nella capitale, ormai i libanesi sono proprio affezionati, vengono sempre di più, non perdono l'occasione di far vedere su questo palcoscenico di che pasta sono fatti i loro abiti. Ma sì, devo dire che c'è ormai un folto gruppo di libanesi che riconfermano ogni stagione il loro attaccamento a Roma. E non soltanto venendo loro a sfilare, ma portando anche un gran folto pubblico e una grande clientela, sì. Quindi con il loro proprio il seguito, diciamo. Perché l'internazionalizzazione, se ne parla tanto, non si fa solamente andando, ma anche essendo aperti a ricevere il nuovo dagli altri paesi. Sì. Accogliendo. Allora vediamo questa prova degli stilisti libanesi che si sono cimentati sul palcoscenico romano. Il senso dell'eleganza degli anni 50, un omaggio alla bellezza femminile messa in valore da creazioni realizzate nei più tenui colori della stagione estiva, in passerella quasi il profumo dei limoni e dei lillà, i riflessi azzurri, acquamarina e argentei del mare che appare proprio come un'onda in quel movimento di tessuti leggeri e preziosi. Chiffon, organze, gazar di seta ricamate con cristalli e piccole rose che si fanno ghirlanda. È bravo Abed Mahfouz nel donare alla sua collezione quel senso di nostalgica couture. Sull'onda dei successi riscossi al Golden Globe, dove ha vestito Jane Fonda e Paris Hilton, donne agli antipodi per carattere, stile ed età, ritorna a Roma con tutti gli onori anche Jack Guisso, designer libanese innamorato di un'eleganza da star system hollywoodiano. E che ai creativi medio orientali la capitale piaccia lo dimostra ancora una volta la nuova edizione di Oriental, evento organizzato da Nino Graziano Luca e Habib Mestiri. Verde acqua, ma anche blu e nero, il ricordo delle isole vergini e la profondità dell'oceano drappeggiati e pizzicati sul tessuto tra virtuosismi e poesia. Perché Tony Ward, nella sua ricerca della bellezza, srotola anche 900 metri di filo metallico su cui inserire e ricamare seta e volant come onde. Questo si chiama ricerca, non è più l'abito in produzione solo per vendere, fa parte del gioco che impariamo a scuola, di dire vogliamo fare qualcosa di diverso.